Gianfranco D'Angelo, 50 anni, so io, 100 e oltre dietro le spalle, che esperienza è calcare ancora le scene dopo così tanto tempo? Ma guarda, è come se io cominciassi la prima volta, appunto, no? Perché ogni sera c'è sempre, non c'è quell'abitudine, diciamo così, che tanti anni, avendo tanti anni di palcoscenico alle spalle, per cui uno è abituato. No, ogni volta io che salgo sul palco, ciò è proprio un'emozione perché affronto il pubblico, che non sai mai com'è il pubblico. Il pubblico delle volte è caloroso, delle volte un pochino meno, e quindi ogni sera lo devi conquistare. Per cui per me fare questo lavoro è come se ricominciassi sempre da capo, nonostante tutti gli anni passati. E nel tempo il pubblico è cambiato, sono cambiati i gusti? Sono cambiati i gusti, nel senso che il pubblico è molto più preparato, perché oggi ci sono molte televisioni, ci sono molte trasmissioni che vogliono far divertire il pubblico, alcune sono buone, altre meno, purtroppo. E il pubblico, ecco, è cambiato nel senso che è più smaliziato, ha visto molte cose e quindi diventa più difficile farlo divertire. Dall'occhio di una persona con tanta esperienza, è necessario cambiare lo stile di affrontare il pubblico, di affrontarlo? Ma guarda, ti dirò, io ho sempre basato le mie cose su un ritmo molto veloce, quindi sul compiacimento. Alle volte non aspetto nemmeno la reazione. Io credo che questo faccia parte anche dei nostri tempi, dei nostri giorni. Le cose che divertono sono sempre le stesse, poi alla fine sono le battute sul sesso, gli equivoci, la satira politica, sono quelle, non è cambiato granché, la comicità rimane quella di un tempo, quella di Plauto. Quindi il titolo Talk and Show è anche un gioco di parole che ricorda i tantissimi talk show televisivi, soprattutto in natura politica, che ci sono. Ma sì, no, li ricorda nel senso, no, noi lo usiamo nel senso che è un po' uno show e un po' un talk, nel senso che parliamo tutte e due, facciamo le domande e lo show sta nelle risposte che sono, in questo caso, i ricordi, gli aneddoti, i monologhi più divertenti, le battute attuali. Ecco, questo è lo show. Perfetto.